Eccoci qua, ben ritrovati sulle fonti TV. Ancora Alexandra Georgieva, sono in vostra compagnia. Certamente questo è il nostro prossimo panel. Ne parleremo di valute e mercati azionari, soprattutto quelli americani. Intanto uno sguardo agli indici: S&P 500 guadagna lo 0,55%, Dow recupera 91 punti e guadagna lo 0,35%, Nasdaq Composite l'1,05% in territorio verde. Vedremo tantissime trimestrali dei giganti del tech, la AAA o la AAA come la stiamo chiamando noi. Alphabet, Amazon e Apple riportano le trimestrali questo giovedì. Vedremo anche McDonald's, Pfizer e tanti altri giganti americani. Intanto, se diamo uno sguardo ai singoli settori, possiamo vedere che il tech, ovvero i FANG, si stanno comportando molto bene, sono tutti sopra la parità. Facebook guadagna l'1,60%, Apple il 2,14%, Amazon 2,40%, Netflix e Google ben sopra l'1%. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario. Il decennale americano rende lo 0,59, il biennale lo 0,14, i 3 mesi lo 0,11. Invece, per quanto riguarda lo spread tra il decennale italiano e quello tedesco, siamo a quota 145 punti base, in rialzo dell'1,75%. Diamo uno sguardo anche ai mercati europei, come possiamo vedere in leggero rialzo, soprattutto per quanto riguarda il DAX, recupera 13 punti, guadagna lo 0,11%, il CAC 40 di Parigi recupera leggermente, però sotto la parità dello 0,37%, il FTSE MIB lo 0,67%, ecco ben sotto la parità. Uno sguardo velocissimo anche alle valute, certamente ci si aspettano tantissimi movimenti questa settimana. Parte domani la riunione della FOMC, mercoledì invece sentiremo la conferenza stampa di Jerome Powell, dove si aspettano più notizie per quanto riguarda il balance sheet della Banca Centrale Americana, ma anche l'outlook economico, perché vedremo anche, ecco, il PIL, che sicuramente ci darà, ecco, uno sguardo vero sulla situazione dell'economia americana. Il DXY, ovvero l'indice del dollaro, a quota 93,66, perde lo 0,73%, di nuovo al ribasso. Euro-dollaro a quota 1,17 e sterlina-dollaro 1,28, guadagna lo 0,62%. Allora, vado a salutare velocemente il mio prossimo panel. Sono in compagnia di Martina Provenzano, trader e trading coach e anche founder di Ichi Mokers. Buongiorno Martina, ben ritrovata. Buon pomeriggio, grazie per la presentazione. Buon pomeriggio a tutti gli spettatori. E certamente Giancarlo Prisco, trader indipendente e grande amico di Le Fonti TV. Buongiorno Giancarlo e grazie mille per essere con noi. Grazie mille per l'invito, è sempre un piacere. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ecco, allora, come ben sapete, siamo nella nostra Trading Week, una settimana molto ricca di appuntamenti. Martina, vorrei partire proprio con te. Che cosa possiamo aspettarci a livello di valute, soprattutto per quanto riguarda l'indice del dollaro, appunto in vista della riunione della Fed? Allora, io non mi occupo di fondamentale, in generale non faccio previsioni sui mercati. Quello che faccio ogni mattina è andare ad analizzare esattamente che cosa fanno i prezzi, che cosa hanno fatto e che cosa posso aspettarmi io per la giornata, indipendentemente dalle notizie. Quindi, molto sinceramente, non ho aspettative da che cosa potrebbe succedere. Monitoro i grafici perché al momento la situazione non Sì, a è livello di bellissima. grafico. Personalmente, e a livello di grafico, trovo tantissime valute molto, molto tirate. Per esempio, più che parlare di indici, mi piacerebbe focalizzarci un attimo su, ad esempio, euro-dollaro, dove vediamo l'euro che è veramente fortissimo in questo momento. Siamo arrivati addirittura a dei massimi risalenti al 2018, e una situazione molto, molto appunto tirata, quindi poca linearità, pochi ritracciamenti. E questo mi fa pensare molto ad un'instabilità che sembra essere molto simile a quanto successo prima della fase di coronavirus, quindi lockdown e tutto, diciamo, quello che è successo in Italia. Quindi non mi faccio aspettative perché penso che siamo in una situazione molto molto instabile, soprattutto che non ci si può aspettare nulla, anche visto insomma come si sono comportate le banche durante il periodo di lockdown e la reazione contraria dei prezzi che c'è stata.
Ecco, a livello di target, che cosa vedi per quanto riguarda l'euro-dollaro, visto che tu hai scelto, ecco, questo cross? Ok, a livello di target, onestamente penso che la prossima zona dove potrebbero esserci difficoltà per il prezzo da superare sia relativa ai massimi di giugno del 2018, quindi troviamo un'area che va più o meno da 1,1796 fino a 1,1850 circa. Quella secondo me potrebbe essere una zona sentita, che i prezzi sentiranno, però onestamente non mi stupirei se non venisse minimamente sentita e se i prezzi sfondassero ulteriormente la zona, vista comunque la situazione storica in cui ci troviamo, che è senza precedenti. Ecco Giancarlo, vengo verso di te, intanto andiamo a vedere, le borse americane, già ci sono arrivate tantissime domande, sulle singole azioni, che cosa ti aspetti del Nasdaq questa settimana in quanto vedremo, ecco, Apple, Amazon e certamente Alphabet, o meglio, vedremo le trimestrali di queste ultime. Guarda, per ora il Nasdaq ha semplicemente fatto un minimo di storno perché era qualcosa che doveva, sì o sì doveva fare. Perché a questi livelli, quando ci sono questi rialzi verticali, abbiamo sempre a disposizione questi momenti anche per capire poi la forza di un rialzo. Senza ombra di dubbio, da Apple e Facebook ci aspettiamo dei numeri interessanti, ma al di là di questo, quello che conta è che siamo alla fine del mese, per cui il Nasdaq ha effettuato uno storno di una certa entità, ma non è così alto da far temere eventuali ribassi. Io personalmente in questa fase l'unica cosa che posso consigliare è di stare veramente attenti perché a parte la Fed il mercoledì, a parte le trimestrali, ci stiamo avvicinando a dei setup temporali in cui diciamo, avviarsi dei ribassi forti e inaspettati. Quindi per adesso, per oggi, l'unica cosa posso confermare che dai valori attuali dove ci troviamo con il Nasdaq, ovvero l'area dei 10.600, c'è una certa spinta che potrebbe portarli tra 10.662 e 10.700. In realtà, quello di cui avremo bisogno per avere una conferma rialzista questa settimana è che il prezzo riesca non solo ad arrivare a 10.730 e 10.825, che è una zona di resistenza, ma anche ad abbatterla. In quel caso, posso dire con un'alta probabilità che il Nasdaq potrà provare a fare nuovi massimi storici. Per quanto riguarda il ribasso, io ho delle zone importantissime che praticamente sono state toccate. Quella chiave è posta a 10.264, che non ci è arrivata per circa 40 punti. Quella è una zona che va monitorata con moltissima attenzione, perché se questi supporti tra 10.264 e 124 non verranno rispettati, ci rimane un ultimo stage a 10.088, 10.066. Questo è il mio ultimo supporto più forte. Sotto di questo mi aspetterò dei ribassi forti. Voglio comunque ricordarvi una cosa, al di là del fatto che i mercati hanno dimostrato chiaramente la loro forza rialzista, vi dissi comunque all'inizio del mese che mi aspettavo un mese rialzista ed è stato così. L'unica cosa che però dobbiamo tenere presente che questa settimana, per quanto la tendenza è rialzista, uno sfogo ci può stare al ribasso proprio perché se avete visto anche cosa sta succedendo con l'oro, l'argento e il Bitcoin, ci sono delle discrepanze molto forti. Quindi, se questi eccessi sul Nasdaq, che sono praticamente legati al fatto che i retail hanno comprato alla grande, ma i fondi stanno cominciando a vendere proprio dalla scorsa settimana, qualche domandina ce la dobbiamo fare, se non è il caso di cominciare a chiudere un po' di posizioni. Ecco, intanto Giancarlo ti dico che già ci sono arrivate alcune domande, non lo so se stai vedendo anche il nostro streaming, magari puoi prepararti al grafico di Tesla. Intanto torno da Martina e vorrei chiederti che cosa consiglieresti ai nostri investitori retail vista la volatilità, soprattutto per quanto riguarda il Forex e certamente gli strumenti che stai utilizzando di più. Ok, allora, consigliare secondo me è periodo, diciamo, di maggiori protezioni, quindi evitare di andare a cercare rischi, rendimenti in operazioni ovviamente intraday, se no di multiday esagerati, ma pensare piuttosto alla protezione del capitale che è appunto importantissima in periodi come questo e con l'altissima volatilità. Per quanto riguarda gli strumenti che sto utilizzando di più, oggi ad esempio ho operato su dollaro contro il dollaro canadese.
e in generale ho una watchlist che comprende tantissimi dollari canadesi, come ad esempio l'euro contro il dollaro canadese, oppure la sterlina, anche se ci sono stati movimenti molto molto bruschi che non ho seguito principalmente. E ad esempio col dollaro contro il dollaro canadese c'è stata un'operazione, un'opportunità operativa, un long, che però purtroppo è durato molto poco, proprio perché c'è stato un pattern che è andato ad invalidarsi e visto il periodo in cui ci troviamo, evito di andare a cercare target molto grandi, ma vado ad aumentare le protezioni, quindi non appena vedo che c'è il movimento che non è dei migliori, il movimento che si invalida, vado a chiudere il tutto per evitare di prendermi, diciamo, batoste, visto appunto l'imprevedibilità che sta avvenendo proprio in questi ultimi in quest'ultimo periodo, ma soprattutto sto notando in questi ultimissimi giorni. Quindi maggiore protezione, maggiore appunto, diciamo, attaccamento al quitante per evitare di andarsi a prendere batoste in movimenti pochissimo controllati. Ecco, Giancarlo, a parte Tesla, ovviamente è arrivata una domanda anche per quanto riguarda il DAX, perché sappiamo tutti che sei l'uomo del DAX, quindi prego. Guarda, per il DAX siamo praticamente in una zona chiave. Il prezzo, cioè l'indice tedesco ha effettuato un movimento piuttosto importante nell'area dei 10.800. Già stamane ha cercato, sono stati abbattuti, ma il gap effettuato stanotte in apertura asiatica è stato già chiuso, quindi può essere un ottimo segnale rialzista. L'unico problema è che dobbiamo tenere presente alcuni punti chiave prima di poter cantare vittoria. Sulla carta, il DAX, se riesce a mantenere i livelli attuali e soprattutto domani riesco a vederlo sopra prima di tutto i 12.932, ma soprattutto mi deve ritornare a 13.000. Praticamente 13.025, c'è un'alta probabilità che si possa provare in questo, dipenderà molto dalle spinte anche dei mercati americani, ma la probabilità di tornare a cercare di chiudere quel famoso gap a 13.476 è ancora possibile. Ovviamente questa ipotesi può essere confermata solo se tra oggi e giovedì assisteremo delle forti spinte rialziste che mi devono collocare il prezzo sopra i 13.170. Nel frattempo c'è una certa pressione ribassista, quindi vi invito a monitorare alcuni supporti. Se il DAX riuscirà ad andare sotto i 12.763, che è più o meno la zona del minimo effettuato nella giornata di venerdì, il mio primo target è posto a 12.727 e soprattutto l'area dei 12.605. Questo per me costituisce un grande supporto. Però ripeto, è la stessa situazione che vi ho detto per il Nasdaq, non sto parlando di inversioni di nulla, semplicemente vi devo invitare alla prudenza proprio perché il DAX in questo momento mantiene una forza rialzista importante, ma non ha ancora completato diciamo, la chiusura del gap. Quindi o entreremo in un laterale, che è quello che probabilmente mi aspetto, qualche forte ribasso e poi un lungo laterale prima poi di ritornare al rialzo. Io per quello che vedo in questo momento, se il DAX non recupera questi 13.000 punti e li mantiene, non è un bel segnale per il mercato, quindi la forza ribassista può continuare soprattutto questa settimana. Se invece riuscirà a recuperarli, soprattutto in quel caso i famosi 13.168-70 che vi ho detto, allora per me quel famoso gap potrebbe essere chiuso anche magari inizio agosto. Se non lo fanno adesso, allora devo essere anche onesto, in quel caso sotto l'area dei 12.600 mi comincerei a preoccupare, perché possibilità di accelerazioni ribassiste ce ne sono. Però ripeto, sono movimenti propedeutici a quello che sarà il periodo autunnale delle elezioni americane, quindi questo ribasso deve essere visto in un'ottica di riacquisto, non come un'ottica da shortare per magari 5-6 mesi. Ecco, invece velocemente, se riesci in un minuto, Tesla. Guarda, per Tesla subito lo prendo, ce l'ho qui davanti a me. Siamo in una fase leggermente laterale sopra, dopo aver raggiunto i massimi a 1790, 98. Il mercato sta cercando di mantenere la zona al di sopra una delle zone di rottura a 1260. Quindi da qui ci si potrebbe aspettare un secondo attacco a questa zona dei 1800. Per comprare, però, ripeto, dovete tenere presente che il prezzo non deve assolutamente perdere l'area dei 1.000 dollari più o meno, perché altrimenti entra un forte segnale ribassista. Quindi
In ogni caso, in questa fase, per quanto il mercato stia salendo, consiglio di andare con molta attenzione proprio perché la volatilità è troppo alta. Per acquistare in questo momento su Tesla sarebbe meglio aspettare almeno un pullback, che è più o meno una zona molto interessante, a mio parere, che è nella zona tra i 1142 e i 1240 più o meno. Se questa zona verrà mantenuta in caso di pullback, sarebbe molto interessante. Chi vuole lavorare sulla forza, con molta precauzione, deve stare attento a come romperà i 1700 dollari. Allora, Martino, vorrei tornare velocemente verso di te, certamente tornando anche alle valute. La tua view su, per quanto riguarda lo yen e anche il franco svizzero? Ok, allora per quanto riguarda, allora vado a prendere i grafici giornalieri. Onestamente non ho delle view nel senso di aspettative. Quello che sto vedendo, ad esempio, il franco svizzero paragonato all'euro, quindi parliamo di euro appunto contro il franco svizzero, è un mercato è stato parecchio ribassista fino a maggio circa, e poi una ripresa che anche qui è stata molto poco lineare. Quindi in generale mi tengo sempre lontana da qualsiasi cosa non sia lineare. E non vado a farmi aspettative su niente se non durante la, diciamo, giornata operativa, dove vado a valutare che cosa può esserci di interessante. Quindi il franco svizzero, ora come ora, non lo trovo assolutamente interessante se non dovesse continuare a scendere ancora, quindi portando il cambio, ad esempio, euro contro il franco svizzero dalle parti di 1,08 circa. A quel punto potrei andare a cercare un ritracciamento, quindi un piccolo rafforzamento del franco svizzero. Non mi piace comunque parlare di franco svizzero fino a se stesso, vado sempre a vederlo in confronto ad altre valute, perché ovviamente operando sul Forex è quello che faccio, senza andare a focalizzarmi su, diciamo, indici o valute singole. Andando a vedere ad esempio il franco svizzero nei confronti del dollaro, lo trovo invece qui su una zona interessante col dollaro che ha perso veramente tantissimo, e ci troviamo in zona minimi di marzo, sempre di quest'anno, e quindi da qui penso ad un, anche qua, diciamo, debolezza del franco, possibile debolezza del franco svizzero che potrebbe portare ad un ritracciamento, quindi sia dell'euro sia del dollaro. Per quanto invece riguarda lo yen, anche qua lo andrei a vedere sempre nei confronti di altre valute, anche qui è parecchio parecchio debole, se visto nei confronti dell'euro, anche qua siamo tornati praticamente sui massimi di giugno, guardando grafici giornalieri, e andandolo a vedere ad esempio nei confronti di valute tipo il dollaro australiano, lo troviamo anche qua molto molto debole appunto rispetto a quello che è il dollaro australiano. Quindi diciamo che per rispondere alla domanda non ho una vera e propria risposta perché non ho delle view su valute singole, ma le vado sempre a guardare rispetto quindi in rapporto alla valuta dall'altra parte, quindi cross e coppie. E in generale li sto trovando, diciamo, poco interessanti, sia il franco svizzero che lo yen in questi giorni, li lascerei muoversi ancora un po' per poi andare a cercare zone che posso poi valutare interessanti per recuperi, insomma, salite o discese della valuta in questione. E invece quali cross, ecco, trovi interessanti, visto che quei due non, ecco, non li trovi molto interessanti? Ma per esempio trovo parecchio interessante il dollaro contro il dollaro canadese, perché ci troviamo su una zona di minimi che risale a giugno del 2020. E quindi penso si potrebbe pensare appunto sempre con trading plan, sempre con piani di trading ben precisi, quindi con target e stop loss precisi di ogni singola strategia, ad un rafforzamento del dollaro e ad una, diciamo, sì, al rafforzamento, scusatemi, del dollaro nei confronti del dollaro canadese. Altri cross o coppie precise, scusatemi, interessanti potrebbero essere ad esempio il dollaro nei confronti del franco svizzero, sì, in questo caso, anche qua per vedere un rafforzamento del dollaro è una perdita di forza del franco svizzero, anche se farei molta molta attenzione perché anche se ci troviamo su zone comunque importanti, visto quello che sta succedendo, visto l'oro che ha le stelle, quindi come bene rifugio appunto è una cosa che è positiva non più di tanto, farei molta molta attenzione perché è come se le zone comunque su cui ci troviamo siano delle zone che potrebbero tranquillamente essere invalidate, visto appunto l'altissima volatilità che stanno avendo i prezzi. Quindi diciamo che per domani terrei in considerazione un dollaro contro un dollaro canadese e un dollaro contro un franco svizzero, sempre facendo attenzione al fatto che il dollaro in questi giorni è molto molto debole, ma potrebbe continuare a scendere. Quindi vediamo anche che cosa faranno poi le notizie, cosa succederà alla valuta.
Giancarlo, torno velocemente verso di te. Invece tu, che cosa ti senti di consigliare ai nostri, investitori retail e tantissimi trader che ci stanno guardando? Ecco, e soprattutto quali sono i titoli che, stai osservando, ovviamente, a livello di titoli americani? Guarda, io in questo momento cioè io sono, ti ripeto, ho già mantenuto abbastanza Amazon, Facebook, comunque i titoli FANG al di fuori di Tesla, come ben sai, per ora non ci entra nel mio portafoglio neanche morto, anche se ti ripeto, accetto qualunque critica perché io lavoro più sui fondamentali. Quello che sto seguendo in questo momento è il settore bancario americano. E il settore energetico non ho ancora fatto una cernita precisa, però ci sono alcune società, soprattutto quelle del natural gas di cui abbiamo parlato, che voglio capire un attimino se ci sono delle possibilità di ingresso su eventuali storni, perché ad esempio nel settore del natural gas si sta riprendendo, soprattutto grazie a queste acquisizioni che abbiamo visto insieme, anche la partecipazione di Warren Buffett. Per quanto riguarda i bancari, sto seguendo comunque JP Morgan, Goldman Sachs, ma ripeto, sono ancora in una fase di studio perché devo capire un attimino l'entità dello storno che sicuramente avremo e da lì capire i livelli di ingresso più interessanti. In ogni caso sul tech sono un attimino leggermente meno esposto, però in ogni caso rimane il mio preferito perché se dovessimo avere di nuovo problemi con il Covid o comunque risale l'incertezza sull'economia reale, sicuramente i titoli tech verranno presi d'assalto. Io come sempre ho ancora Farmamar nel mio portafoglio, ho Gilead, per cui sto un attimino aspettando, ti dico la verità, voglio fare una rotazione più che altro speculativa su quella che è il ciclico proprio che sta molto indietro, quindi soprattutto quello bancario che ha perso più del 50%, per cui sto aspettando per capire se riesco ad avere un bel push da fine settembre in poi, però per ora a livello proprio di titoli, proprio di portafoglio, lascio quello che ho comprato qualche mese fa e per aggiungere devo aspettare almeno settembre dopo i rollover, perché ben sai che in estate ci sono parecchie sorprese e quest'anno mi aspetto qualche bella sorpresina da parte dei mercati, quindi è meglio abbassare le esposizioni in questo periodo. Ecco, certamente ti chiedo velocemente anche quello che ho chiesto a Martina, perché tu vai più sui ecco, fondamentali. Indubbiamente l'incontro del FOM che è estremamente importante per i mercati, soprattutto anche per quello valutario. Quindi ti aspetti l'introduzione di misure di politica monetaria o piuttosto una guideline per quanto riguarda l'economia reale degli Stati Uniti? Guarda, rapidamente, luglio non è mai stato un mese importante per per quanto riguarda il tema della guidance della Fed, della politica monetaria. Di norma si decide di solito lo fanno o nei primi 2 mesi, nelle prime due riunioni, quindi tra gennaio e marzo, o direttamente a fine anno. Io mi aspetto qualche indicazione a fine anno o a gennaio 2021, anche perché se dovessimo assistere a dei forti ribassi, ho l'impressione che a settembre la Fed comunque ha già dichiarato che vorrà mettere altri soldi sul piatto. Quello che invece è interessante è come farà scuola la Fed sul fatto che taglierà i tassi, controllerà la curva dei rendimenti e metterà i tassi negativi, ma questo c'è tempo per vederli. A livello proprio valutario, l'effetto ovviamente basta guardare il dollar index che ha una pressione al ribasso, senza precedenti, e di questo passo ritengo che possa ritornare ai valori del 2018. Ovviamente con la riunione della Fed possiamo avere dei movimenti contrari, quindi si sta anticipando qualcosa che è già chiaro, ovvero la Fed mantiene tutto in ordine. Come ben detto prima, vorranno capire come la Fed gestirà questo enorme bilancio e soprattutto se verranno immessi altri soldi. Io personalmente ritengo che io sono esposto moltissimo sulla sterlina. In questo momento ho comprato praticamente un sacco di valute connesse con la sterlina. Sulla sterlina dollaro sono long da 1,27, ci rimango perché la spinta è molto forte, anche perché la situazione è molto interessante. Sull'euro non mi sono ancora esposto perché voglio capire un attimo come i livelli a cui ci troviamo, soprattutto 1,1780, 1,1859, una zona di potenziale pullback, ma io personalmente ritengo che 1,22 è alla portata. E potrebbe essere già la portata nei prossimi 1 o 2 mesi, dipendendo dalla forza. Per ora la storia funziona così: è vero che tutto
decorrelato, perché come ben sai, con le notizie positive che sono arrivate dovremmo avere un dollaro forte, ma purtroppo dobbiamo anche capire che in questa situazione non conviene a Trump avere un dollaro forte, perché deve continuare la sua deregulation de e le sue politiche fiscali. Quindi i rischi secondo me ci sono solamente nel momento in cui un rapido crollo dei mercati provocherà un giro repentino del dollaro, ed è quello che io sto analizzando, perché ho l'impressione che magari potrebbe succedere anche questa settimana, con magari qualche parolina di troppo della Fed, il dollar index potrebbe girare violentemente. Però ripeto, per ora la situazione è che dovrebbe rimanere così almeno 2 anni, visto le politiche monetarie. Infatti l'oro non è un caso che sta volando in quel modo, per cui io per ora vi consiglio, sì, io sono long di euro-dollaro e di sterlina-dollaro, ho fatto anche un long su sterlina dollaro canadese, sterlina dollaro neozelandese, sono trade comunque già protetto. Però per chi volesse entrare, io direi di aspettare un attimino la riunione della Fed, anche perché il movimento che si va a generare ci dà ingressi almeno per 2 o 3 settimane, quindi è meglio non andare di fretta se non siamo entrati prima. Grazie mille a Giancarlo Prisco, trader indipendente, e a Martina Provenzano, trader e trading coach di Ichimokers. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie, Grazie mille grazie a te. e a presto. Allora, noi andiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo in diretta.